La fisica è su una strada sbagliata. Siamo tutti su una strada sbagliata. Queste enigmatiche parole sono state scritte da Ettore Majorana, pochi mesi prima della sua misteriosa sparizione. Sulla figura di questo straordinario genio e sulla sua improvvisa scomparsa sono state scritte migliaia di pagine e sono state avanzate moltissime ipotesi, alcune delle quali sono veramente straordinarie. Questa foto, ad esempio, scattata nel 1996, secondo alcuni testimoni, immortala Ettore Majorana all'età di circa 90 anni. Come possiamo facilmente notare, Majorana non mostra minimamente i segni di un uomo di un'età così avanzata. Appare invece come un uomo di circa 50 anni, nel pieno delle forze. Oggi affronteremo il mistero della scomparsa di Ettore Majorana. Seguiremo teorie straordinarie e affascinanti, ipotesi incredibili ma corredate da una precisa documentazione che aprono il campo a scenari così straordinari che appaiono difficili persino da immaginare. In questo video proveremo ad analizzare questa complicata e misteriosa storia nel modo più razionale possibile, ma per comprendere bene tutti i lati oscuri di questa straordinaria vicenda è necessario partire dall'inizio. Prima di iniziare però, come facciamo sempre, vi invitiamo a iscrivervi al canale per supportare il nostro lavoro e non perdervi i nostri nuovi video. Il 5 agosto del 1906 nasce a Catania Ettore Majorana. La famiglia Majorana ha nobili origini. Fra i suoi antenati vi sono diversi personaggi illustri, fra cui ad esempio Ignazio Majorana Calatabiano, giurista e politico di grande rilievo nel Regno di Sicilia. Ettore Majorana, fin dalla giovane età, mostra una straordinaria intelligenza e una profonda passione per la scienza e lo studio. Questo lo porta nel 1923 a iscriversi all'Università di Roma, dove viene subito notato da Enrico Fermi ed entra a far parte del gruppo che sarebbe diventato famoso come i ragazzi di Via Panisperna, diventati noti per il lavoro pionieristico nel campo della fisica nucleare. Il giovane Majorana, con i suoi studi, contribuisce in modo significativo alla fisica delle particelle, con il suo illuminante lavoro sui neutrini, e per aver proposto l'esistenza di particelle che oggi portano il suo nome, i fermioni di Majorana. Gli anni a cavallo fra gli anni 20 e 30 del Novecento sono anni difficili. In Italia il fascismo sale al potere. In Germania Hitler pone le basi per quello che presto diventerà il Terzo Reich e che porterà il mondo in guerra. Sarà proprio in quegli anni che Majorana si recherà in Germania per i suoi studi. Qui rimarrà molto colpito dalla macchina organizzativa tedesca e assisterà all'esclusione dalla vita pubblica degli ebrei e di tutti i dissidenti politici. Dopo il suo rientro dalla Germania e dopo la morte del padre, il giovane Majorana si ritira nel suo studio, si rifiuta di vedere chiunque e si dedica maniacalmente alle sue ricerche. È proprio in questi anni che scriverà fra i suoi appunti l'enigmatica frase con cui abbiamo aperto il video. Questi sono anni difficili per il giovane Majorana. Non presterà più attenzione alla sua apparenza esteriore, si farà crescere la barba e respingerà con pungente ironia ogni lettera che giunge nel suo studio, contrassegnandola come destinatario deceduto. Nel 1938, dopo aver rifiutato le offerte di lavoro che gli erano state avanzate dalle università di Cambridge e Yale, accetta la cattedra all'Università di Napoli, ma non terrà mai una lezione perché di lui ben presto si perderanno le tracce. Il 25 marzo del 1938, Majorana decide di lasciare Napoli e si imbarca sul traghetto notturno che collega Napoli a Palermo. Prima di partire, invia diverse lettere a familiari e amici, dove annuncia la sua volontà di scomparire. «Ho solo un desiderio, che non vi vestiate di nero. Se volete inchinarvi all'uso, portate pure, ma non più di 3 giorni, qualche segno di lutto. Dopo ricordatemi, se potete, nei vostri cuori, e perdonatemi». Ma questa non è l'unica missiva. Altre 2 lettere Majorana le invia al collega e amico professor Carelli. Nella prima lettera scrive di aver preso una decisione inevitabile, in cui non vi è però nemmeno un granello di egoismo. Nella seconda lettera, invece, il testo è molto più misterioso. «Caro Carelli, spero che ti siano arrivate le lettere. Il mare mi ha rifiutato e domani ritornerò in albergo, viaggiando forse con lo stesso foglio. Ho però intenzione di rinunciare all'insegnamento. Non mi prendere per una ragazza ibseniana, perché il caso è differente. Sono a tua disposizione per ulteriori dettagli». Un altro fatto misterioso che mette in dubbio l'ipotesi del suicidio riguarda il fatto che il giovane Majorana, prima di sparire, ritira 5 stipendi che non aveva ancora incassato.
Difficile comprenderne il motivo se la sua volontà fosse stata quella di farla finita. Subito dopo la scomparsa di Majorana iniziano immediatamente le ricerche. Il duce in persona ordina che lo scienziato venga cercato in ogni angolo del paese. Viene persino offerta una ricompensa a chiunque possa fornire informazioni sulla sua scomparsa. Per tutti è imperativo trovare Majorana, sia che sia vivo o che si tratti di recuperarne il corpo. Ma il risultato delle ricerche rimane invariato. Di Majorana non vi è traccia, il suo corpo non viene ritrovato e lui non si è mai più fatto vivo, almeno pubblicamente, perché come vedremo diverse persone affermano di aver avuto rapporti con lo scienziato, anche dopo quei fatidici giorni. Le ipotesi su che fine abbia fatto Majorana sono essenzialmente due. La prima è che si sia suicidato, e questa è l'ipotesi che pubblicamente sembra sposare anche la famiglia. La seconda è che invece sia fuggito e che si sia rifugiato da qualche parte. La seconda ipotesi è quella che più è stata indagata nel corso degli anni, e questa a sua volta si divide in tantissime teorie anche contrastanti fra loro, ma certamente nel corso degli anni non sono mancate le sorprese. Nel 2009, ad esempio, più di 60 anni dopo quella notte del 1938, viene realizzata un'inchiesta giornalistica da alcuni reporter italiani, che mira ad indagare sulla scomparsa dello scienziato. Durante questa inchiesta viene intervistato Francesco Fasani, un meccanico emigrato in Venezuela. Fasani rivela di aver incontrato negli anni 50, proprio in Venezuela, un enigmatico signor Bini, un individuo estremamente riservato che evitava di farsi fotografare. La prova principale fornita da Fasani è una foto del 1955, in cui si presume sia raffigurato Ettore Majorana. Le analisi effettuate dai carabinieri del RIS di Roma dimostrano che l'uomo nella fotografia presenta 10 somiglianze riconducibili a Majorana. Ma non è tutto. Fasani consegna anche una cartolina inviata da Quirino Majorana, lo zio di Ettore, a un americano di nome Conklin nel lontano 1920. Sorprendentemente, questa cartolina è stata ritrovata da Fasani all'interno dell'automobile del signor Bini, in Venezuela. Nel 2015, la Procura della Repubblica di Roma decide di archiviare il caso, stabilendo che Ettore Majorana si fosse trasferito volontariamente all'estero, rimanendo in Venezuela almeno nel periodo compreso fra il 1955 e il 1959. Questa teoria non convince la famiglia Majorana, che non crede ad una fuga in Venezuela e, come abbiamo detto, è più convinta di un gesto estremo del proprio congiunto. Ma non convince nemmeno tutti i ricercatori che sostengono invece che la sorte di Ettore Majorana abbia avuto risvolti differenti. Per comprendere i motivi per cui molti non sono convinti di questa ricostruzione, dobbiamo forse rispondere alla domanda più difficile. Perché Ettore Majorana decide di sparire nel nulla? Fra le ipotesi più accreditate, vi è quella che Majorana avesse ben compreso il corso che avrebbero preso di lì a breve gli eventi. L'ascesa del nazismo e la conseguente guerra mondiale avrebbero costretto lo scienziato a mettere a disposizione il suo genio, o alla corte del Terzo Reich, o a disposizione degli alleati che stavano progettando la bomba atomica. Cosa che effettivamente accadde a molti suoi colleghi. Ad esempio Enrico Fermi, pochi mesi dopo la scomparsa di Majorana, fugge negli Stati Uniti e contribuisce al famigerato Progetto Manhattan, che portò allo sviluppo della prima bomba atomica e al conseguente massacro di civili inermi. Secondo diversi ricercatori, questi sarebbero stati i motivi che avrebbero spinto il giovane Majorana a sparire nel nulla. Ma secondo quest'ultimi non si sarebbe suicidato, né sarebbe fuggito in Venezuela. Majorana avrebbe trovato ricovero in un monastero del sud Italia. Nello specifico si parla del monastero certosino di Serra San Bruno, in Calabria. Qui Majorana avrebbe trovato il sostegno della Chiesa, che avrebbe protetto e assicurato il suo anonimato sino alla morte. Di questa stessa idea è Rolando Pelizza, che possiamo considerare un allievo postumo di Majorana, e che afferma di aver intrattenuto rapporti con lo scienziato per moltissimi anni successivi alla sua scomparsa. Pelizza fornisce però una spiegazione differente e molto più complessa della fuga di Majorana, una spiegazione che, come vedremo, è straordinaria, e a cui si fa fatica a credere, ma che nonostante tutto sembra però essere supportata da reali accadimenti storici. Fra chi si è occupato di questa incredibile teoria, troviamo il giornalista Rino Di Stefano, e per chi lo desidera, nella descrizione del video trova tutti i riferimenti per approfondire il suo lavoro. Secondo la testimonianza di Pelizza, questi avrebbe incontrato Ettore Majorana per caso.
L'incontro sarebbe avvenuto in un convento che il Pelizza afferma essere quello di Serra San Bruno in Calabria, ma che invece il giornalista Rino Di Stefano, dopo una lunga indagine, individua nella Certosa di Calci a Pisa. Qui Pelizza, intorno agli anni 50, si era recato per vendere ai frati una partita di calzature. L'incontro con il presunto Majorana sarebbe quindi stato del tutto casuale. Durante quell'incontro, un frate avrebbe notato la particolare predisposizione di Pelizza per il calcolo matematico. Questa particolare predisposizione avrebbe permesso ai due uomini di instaurare un sincero rapporto di amicizia, sino a quando il frate avrebbe svelato all'uomo la sua vera identità, dichiarando di essere Ettore Majorana e facendogli promettere di non divulgare la sua identità. Ma Pelizza quel giorno non verrà solo a conoscenza della reale identità del frate, ma diventerà suo allievo e comprenderà i veri motivi che avevano portato Ettore Majorana a sparire dalla vita pubblica. Da questo momento in poi, come scopriremo presto, la storia diventa incredibile. Majorana, secondo il racconto di Pelizza, avrebbe deciso di sparire nel nulla dopo aver scoperto una nuova matematica e una nuova fisica. Questa rivoluzionaria scoperta lo avrebbe portato a comprendere aspetti del nostro mondo a noi sconosciuti e gli avrebbe permesso di progettare una particolare macchina che permetteva di compiere operazioni straordinarie. Bene, siamo consapevoli che tutto quello che seguirà potrà apparire come il frutto di una mente fantasiosa, ma come vedremo, a credere a questa prodigiosa macchina non furono solo uomini ingenui e suggestionabili. Quindi a questo punto non possiamo non chiederci: che cosa era in grado di fare questo prodigioso macchinario? E cosa c'entra con la scomparsa di Ettore Majorana? Una risposta sembrerebbe arrivare da una lettera che il presunto Majorana avrebbe scritto di suo pugno e inviato intorno agli anni 60 a Rolando Pelizza. Per completezza di informazioni, dobbiamo aggiungere che questa lettera è stata periziata dalla grafologa Sala Chantal, specializzata in ambito periziale giudiziario, e nel verbale della perizia giurata possiamo leggere questa sorprendente conclusione. Come si è potuto notare nella comparazione soprastante, la lettera in comparazione ha caratteristiche molto simili uguali alle comparative consegnatomi. Detta lettera è sicuramente stata vergata dalla mano del signor Ettore Majorana. La lettera sembrerebbe quindi essere stata scritta da Majorana in persona, ma molti anni dopo la sua misteriosa scomparsa. In questa missiva, il fisico descrive a Pelizza le funzioni della macchina che avrebbe dovuto realizzare. Il macchinario in questione sarebbe stato in grado di compiere almeno quattro principali operazioni: annichilimento controllato della materia, riscaldamento della materia, trasmutazione della materia e traslazione della materia. Chiaramente stiamo parlando di qualcosa di straordinario, ma almeno per quanto riguarda la prima fase, cioè l'annichilimento controllato della materia, abbiamo delle precise testimonianze storiche. Nel 1976, Giulio Andreotti, allora a capo del governo italiano, dà mandato a Loris Fortuna, che all'epoca era il presidente della Commissione Industria al Senato, di verificare le potenzialità della macchina creata da Pelizza. Loris Fortuna a sua volta si mise in contatto con Ezio Clementel, che era il presidente del Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare e uno stimato scienziato, e lo invitò ad indagare su questa prodigiosa macchina. Il professor Clementel stabilì un protocollo di quattro prove a cui si sarebbe dovuta sottoporre la macchina realizzata da Pelizza, e il macchinario sorprendentemente superò i test a cui venne sottoposta. Sappiamo tutto questo perché il professor Clementel redisse una relazione scritta di suo pugno, in cui afferma che la macchina ha delle potenzialità superiori a tutto quello che era conosciuto a quel tempo. Le energie, e soprattutto le potenze in gioco, si porrebbero al di là di tutti i limiti dell'attuale tecnologia. Per semplificare, possiamo dire che nella prima fase la macchina era in grado di emettere un raggio di elettroni, che a contatto con la materia l'annullava. Durante la seconda fase, al procedimento di annichilimento vi si aggiungeva una quantità enorme di energia, e questo era un dato molto importante, perché era qualcosa che potenzialmente era in grado di rivoluzionare il mondo. Come sappiamo, infatti, le nostre società hanno bisogno di energia per progredire e svilupparsi. La fortuna di una nazione dipende dalla sua capacità di garantire un sufficiente apporto energetico. Non per niente abbiamo assistito nella storia passata e recente a guerre per l'accaparramento delle materie prime. Pensiamo al petrolio, al gas naturale, elementi indispensabili che stanno alla base del benessere e dello sviluppo di tutte le società. L'aver scoperto una nuova formula matematica, che avrebbe permesso di creare una macchina in grado di produrre, fra le altre cose,
energia infinita in modo semplice e pulito, è qualcosa che avrebbe rivoluzionato il mondo, ma ne avrebbe cambiato definitivamente anche gli assetti politici. Solo una cosa ti chiedo. Devi essere molto prudente. Disegni e dati non sono tanto importanti, la formula invece devi ben custodirla. Per nessun motivo deve cadere in mano di altre persone. Sarebbe la fine. Nonostante il mio desiderio di vedere questa macchina realizzata sia immenso, per il bene dell'umanità, che purtroppo sta andando incontro ad un terribile disastro a causa del nefasto impiego delle varie scoperte, voglio che tu rifletta prima di decidere. Da questo dipenderà la tua esistenza. Come abbiamo visto, un primo interessamento sulle potenzialità di questo portentoso marchingegno lo aveva dimostrato il governo italiano tramite Loris Fortuna, che aveva inviato Clementel ad assistere ad un esperimento. Ma l'Italia non fu l'unica ad interessarsi a questa prodigiosa macchina. Poco dopo, infatti, sarà costretta a ritirarsi a causa dell'interessamento del governo americano. E dopo varie vicissitudini, arriverà l'interessamento del governo belga. Ma l'attenzione mostrata dai vari governi riguarda principalmente il possibile potenziale bellico della macchina, che incomincia ad essere nota con il nome di Raggio della Morte. Secondo quanto Pelizza riferisce nei suoi memoriali, i rappresentanti del governo americano, ad esempio, per avere una dimostrazione del potenziale della macchina, gli chiesero di abbattere un satellite in orbita sopra i cieli italiani. Ma a questo tipo di utilizzo Pelizza si oppone fermamente e rifiuta qualunque tipo di collaborazione che abbia come scopo ultimo quello di trasformare la sua macchina in un'arma. Mentre il governo americano mi aveva offerto $1 miliardo, più il 50% della società che avrebbe gestito lo sfruttamento della mia nuova energia, il contratto col governo belga, a scopo pacifico, mi garantiva pur sempre l'equivalente di 115 miliardi di lire. Ma quando mi chiesero così apertamente di sparare contro un loro carro armato, che feci? Sotto gli occhi di tutti quei ministri riuniti, distrussi la macchina e pretesi l'immediato annullamento di tutti gli accordi. La vita di Pelizza sembra scritta da uno sceneggiatore di Hollywood. I suoi rapporti con servizi segreti, capi di governo e militari, sembrano la trama di una perfetta spy story, ma quella di Pelizza è però una storia drammaticamente vera. E che i racconti di Pelizza abbiano riscontri concreti è corroborato da moltissimi documenti, fra cui quelli venuti fuori grazie a Wikileaks e al lavoro portato avanti dal giornalista Julian Assange. Questi, ad esempio, sono gli stralci di alcuni documenti segretati inviati al Dipartimento di Stato americano e resi pubblici da Wikileaks. Lo scopo di questo telegramma è informarvi di uno sviluppo energetico potenzialmente importante. Nel luglio 1976, Chicons fu avvicinato dal dottor Lorenzo Gorini, che affermò di conoscere un gruppo di scienziati, sconosciuti a livello nazionale, che avevano inventato un metodo pratico per generare energia in quantità maggiore rispetto all'energia nucleare. Propose che Chicons incontrasse uno dei suoi colleghi, che aveva un contatto diretto con il gruppo. Chicons assistette quindi a una videocassetta di una dimostrazione di una macchina che sembrava misurare circa 30 pollici per 18, con un cannone sporgente simile a una lente. Un bersaglio cilindrico solido di ferro di circa 2x8 pollici fu posizionato a circa 50 piedi dalla macchina. Ci fu un suono ronzante, un piccolo sbuffo di fumo bianco e istantaneamente il campione di ferro si sciolse. La distruzione di altri materiali fu dimostrata con uguale drammaticità. Se questo primo stralcio prova l'interesse del governo americano verso questa macchina e conferma che un agente avesse visto la macchina in funzione, in questo secondo estratto risulta più evidente l'interesse per il possibile utilizzo bellico. È stato suggerito di presentare agli Stati Uniti l'occasione per una dimostrazione indiretta che prevede la distruzione di un satellite, un carro armato o un animale in movimento, oltre alla possibilità di testare vari campioni sotto controllo. Se dovesse risultare qualcosa di sostanziale nella performance di questa invenzione, potrebbero ovviamente sussistere significative implicazioni di politica estera e militare. Come sappiamo dalla testimonianza di Pelizza, questi si rifiutò di consegnare il brevetto della macchina agli americani, perché capì che l'interesse era trasformare la sua creazione in uno strumento bellico.
Nonostante l'idea che la macchina potesse diventare una letale arma lo spaventava, Pelizza continuò a portare avanti i suoi studi e concentrò la sua ricerca nella seconda fase, il riscaldamento della materia. Intorno agli anni Ottanta, Pelizza afferma di aver raggiunto il suo obiettivo. La macchina è in grado di generare energia. In quegli anni il governo italiano, tramite la supervisione di Antonio Mancini, un alto diplomatico, mostra un nuovo interesse verso la macchina di Pelizza e viene programmato un nuovo esperimento a cui assistono alte cariche istituzionali. Nel 1981 sono ancora riuscito a dimostrare, in presenza del ministro Mancini, che siamo in grado di trasformare detta energia in calore. Potrebbe dunque, in teoria, sostituire l'energia tradizionale, con vantaggi economici incalcolabili, e la spettacolosa conseguenza di rendere più pura l'aria, più limpide le acque, di creare insomma i presupposti per un futuro più sano e meno preoccupante. Il dispositivo creato da Pelizza, secondo la sua testimonianza, sarebbe in grado con appena 40 watt di potenza di riscaldare qualsiasi materiale fino a 800 gradi di calore, in eterno. Questo avverrebbe senza la produzione di alcun tipo di polvere o altro elemento inquinante. Il fascio prodotto poteva inoltre essere direzionato da un centimetro, fino a 1500 km di distanza. I miei ospiti esultarono e in quel primo giorno di primavera definirono l'evento l'inizio di una nuova era. Questa frase il ministro Mancini la scrisse di proprio pugno sul telaio della macchina e volle che pure gli altri tre presenti controfirmassero la sua storica frase. Nonostante l'entusiasmo riscontrato durante l'esperimento, le cose, secondo quanto racconta Pelizza, non andarono come lui avrebbe sperato. Il ministro Mancini mi pregò di effettuare al più presto un altro esperimento. Si trattava di dimostrare ad un suo conoscente, il professor Guerriero, la funzionalità della mia macchina. Purtroppo, però, non la produzione di calore, bensì la potenza distruttiva. Per non deluderlo, tentai. L'esperimento però non mi riuscì, in quanto la macchina si distrusse. Segno anche che io stesso, una volta trovato quel che cercavo, non riuscivo più a concepire l'invenzione distruttiva. La trattativa si interrompe. Ancora una volta l'idea che la sua macchina potesse essere utilizzata per fini bellici rende impossibile procedere. A questo si aggiungono una serie di terribili avvenimenti. Pelizza viene accusato e arrestato più volte con vari pretesti, sino alla gravissima accusa di aver costruito un'arma segreta e aver cercato di venderla. Scatta un mandato di cattura internazionale. Pelizza fugge dall'Italia e si rifugia all'estero e in una località vicino Barcellona in Spagna, nel 1992. Riesce a raggiungere la terza fase di sviluppo della macchina, ovvero la trasmutazione della materia. La macchina di Pelizza è adesso anche in grado di trasformare qualsiasi elemento della tavola periodica in un qualsiasi altro elemento. Di questa straordinaria capacità non abbiamo solo la testimonianza di Pelizza. Un video pubblicato in esclusiva dal giornalista Rino Di Stefano mostra le fasi dell'esperimento. Nel video vediamo alcuni cubi di gomma piuma che, una volta colpiti dal raggio della macchina, si trasformano in oro. Quello che possiamo aggiungere su questo incredibile video è che è stato girato con una cinepresa a nastro magnetico. Questo è stato oggetto di una perizia giurata da parte dello studio di informatica forense dell'ingegnere Michele Vitiello, che ha certificato l'integrità del filmato e l'assenza di manipolazioni. Se tutto quello che abbiamo raccontato sino ad ora appare già incredibile, dobbiamo arrivare al 1996, quando assistiamo a qualcosa di veramente straordinario. In un filmato vediamo un anziano Rolando Pelizza, che cammina in un giardino con accanto un uomo di circa 50 anni. Il volto di questo uomo è lo stesso che vi abbiamo presentato all'inizio del nostro racconto e apparterebbe a Ettore Majorana, che nel 1996 avrebbe dovuto avere però 90 anni. Ma com'è possibile tutto questo? Come abbiamo detto, nella lettera che Ettore Majorana invia a Pelizza, la macchina sarebbe in grado di sviluppare quattro fasi. La prima fase è in grado di annichilire la materia. Nella seconda fase la macchina è in grado di riscaldare la materia e generare energia.
Nella terza fase abbiamo la trasmutazione della materia e quindi la capacità di trasformare la materia. Nella quarta e ultima fase abbiamo la traslazione della materia. La quarta fase permetterebbe quindi alla materia di traslare nel tempo e nello spazio, consentendo il teletrasporto e la traslazione di esseri viventi e non viventi in altre dimensioni. Secondo quanto dichiara Pelizza, inoltre, nel momento in cui un oggetto inanimato o un essere vivente scompare e poi riappare, questo, una volta ritornato nella nostra dimensione, ritorna in uno stato più giovane. La materia che sia inanimata o animata ringiovanisce. Se diamo per buono la foto e il video che ritraggono il presunto Ettore Majorana e accettiamo l'esito delle perizie che hanno stabilito che questi non sono stati manomessi, rimane una sola possibilità. Ettore Majorana ha utilizzato la macchina su se stesso e questo è il motivo per cui appare nel video e nella foto che vi abbiamo mostrato, con un aspetto molto più giovane di quello che in realtà dovrebbe avere. Arrivati a questo punto, siamo perfettamente consapevoli che tutto quello che vi abbiamo raccontato appare incredibile e difficile da credere, ma è comunque interessante fare delle riflessioni. Per prima cosa condividiamo le riflessioni del giornalista Rino Di Stefano, che afferma che chiaramente i video e le foto di cui abbiamo parlato, per quanto possano essere stati oggetto di perizia, non rappresentano delle prove scientifiche. Della macchina di Majorana conosciamo la descrizione, ma non sappiamo come funziona. Dalle lettere che sono state rese pubbliche da Pelizza, intuiamo che ad essere importante non è tanto il modo in cui è costruita, ma l'equazione che sta alla base del suo funzionamento, ma di questo aspetto non ne sappiamo niente. Riguardo a tutta questa questione non possiamo aggiungere niente di più, ma possiamo però affermare che se non esistono dati scientifici precisi in questa storia, esistono delle evidenze storiche. Che i governi di vari paesi si siano interessati a questa presunta scoperta e che in alcuni casi abbiano assistito agli esperimenti è provato dai documenti che sono venuti alla luce negli anni. A questo punto dovremmo però chiederci, ma se si tratta di un inganno, che cosa ne ha guadagnato Pelizza a portarlo avanti per tutta la sua vita? Rispondere a questa domanda non è semplice, ma proviamo ad azzardare una nostra riflessione. La storia della scomparsa di Majorana, così come la storia di Pelizza e della sua famigerata macchina, sin dal principio hanno visto l'interessamento di servizi segreti e soggetti poco limpidi. Quando si verificano situazioni del genere, comprendere cosa è reale e cosa è il frutto di azioni volutamente volte a disinformare o depistare non è affatto semplice. Se tutto fosse solo un inganno, come possiamo spiegare il coinvolgimento di servizi segreti e alti esponenti del mondo delle istituzioni? Ritenere che tutti fossero ingenui o suggestionabili non rende giustizia all'intelligenza e alla capacità di comprendere la realtà delle persone coinvolte. Ed essendo questi componenti di servizi segreti o di alte cariche istituzionali, se fosse veramente così, sarebbe certamente preoccupante. La nostra impressione è che dietro tutta questa storia possa nascondersi un fondamento reale e concreto, ma discernere cosa possa esserlo, da cosa non possa esserlo, non siamo in grado di stabilirlo. Prima della fine del video, ascoltiamo alcuni passi dell'ultima lettera che Pelizza ha ricevuto dal presunto Ettore Majorana e che egli stesso definisce il suo testamento. Caro Rolando, credo che questa sarà l'ultima lettera che riceverai da me. Qui in particolare voglio riconoscere il tuo comportamento da gentiluomo nel mantenere la parola data, sempre coerente e rispettoso, della mia volontà di tacere il mio nome. Da ora, se lo riterrai opportuno, sei libero di usare il mio nome, di divulgare i nostri rapporti, gli scritti e fotografie. Se lo farai, ti prego di rivelare i veri motivi che mi hanno spinto nel 1938 ad allontanarmi da tutti per dedicarmi allo studio, nella speranza di arrivare in tempo e poter dimostrare al mondo scientifico che esistevano alternative importanti e senza pericoli. Purtroppo, tu ben sai che non sono arrivato in tempo, che a tuttora non sono serviti a nulla. Ti ringrazio nuovamente per aver sacrificato la tua vita per assecondarmi. Ti prego non andare oltre. Tuo Ettore. Siamo arrivati alla fine del video e vi ringraziamo se siete arrivati sin qui. Ci scusiamo se abbiamo commesso delle imprecisioni o detto delle inesattezze. Ma la storia che vi abbiamo raccontato è molto complessa e non semplice da riassumere in tutti i suoi aspetti e merita sicuramente futuri approfondimenti. Ma adesso siamo veramente curiosi di conoscere la vostra opinione. Scrivete nei commenti che cosa ne pensate e iscrivetevi al canale per supportare il nostro lavoro e non perdervi i nuovi video. Alla prossima storia!